Andiamo a vedere adesso Bresina, un americano a Parigi di George Gershwin. E anche qui si conferma Paolo la sua tendenza, il suo modello di imitare, se vogliamo, ma lo ha detto proprio in maniera esplicita sempre più volte Bresina, di imitare lo stile di Jeffrey Battle. Eh sì, Michael è un grande talento, ci siamo allenati quest'estate insieme a Oberstdorf e ha fatto due quadrupli questa mattina in allenamento, vediamo, sono curioso di vederlo adesso in gara. Bellissimo triplazzo, scorrevole, preciso. Triplo flip, enorme. Lo salto, Si vede lo spazio per si il vede, quadruplo. esatto, l'ho pensato anch'io. Sembra buono un flying sit questa volta. Otto giri variation, cambio di filo e variation dovrebbe essere buona. C'è il classico riposino per entrare nel secondo triplo Pre-axel. axel. Che va in combinazione col Bravo. doppio toll. Triplo flip, mano giù, doppio toll. Stavo per dire attenzione alla seconda parte, doppio axel, perché è in quest'ultima parte dove Bresina per tutto l'anno ha avuto problemi. Serve la combinazione col triplo. Triplo Lutz, da solo. Doppio axel questo, stavolta va col doppio toe loop e il doppio loop, stavolta è stato attento fino in fondo. Manca però ancora una sequenza di passi. Back entrance, filo interno,
variation. Bresina, 20 anni, allora qui abbiamo già che davvero leader. Il pattinaggio del futuro con Bresina, Chan, ma eccellente anche Fernandez, Rippon, sono tutti straordinari protagonisti del domani. Non abbiamo citato Paolo Bacchini perché anche se non ha partecipato a questo mondiale, lo è già oggi con un eccellente europeo, un eccellente Olimpiade, così come Samuel Contesti. E poi c'è un Kevin Reynolds che addirittura ha pattinato primo, ha presentato due quadruple, ha rimontato una marea di posti proprio. Però Paolo, dove collochiamo Bresina? La classifica, in questo momento ricordiamola, Chan 247-22, poi Joubert 241-74, terzo Jeremy Abbott 232-10. Ti do anche un altro punto di riferimento, Bresina aveva 81-75 nello short. Joubert aveva 87. Secondo me sarebbe servita la combinazione con il triplo proprio per forse scavalcare Joubert. Non sono sicuro, comunque ragazzi chapeau perché ha fatto anche lui una serie di gare impressionanti, livello sempre altissimo e programmi quasi sempre puliti a parte qualche sbavatura. Anna Rita Cardinale, abbiamo la possibilità di sentire l'intervista a Brian Joubert realizzata da Andrea Caglieri, se prima magari che esca il punteggio di Bresina. Brian Joubert che al contrario che a Vancouver qui a Torino ha trovato una bella posizione, non è vero Brian? Au contraire che a Vancouver tu ici à Turin a trouvé ta position, ta tranquillité aussi en piste. Oui, là j'ai beaucoup changé depuis Vancouver, ça a été très dur et là j'ai vraiment trouvé de bonnes sensations ici à Turin et je suis vraiment content parce que c'est ce que je recherchais avant tout. Tu as confirmé que le patinage c'est ta vie? Oui, oui, puis je me confirme à moi-même que je ne suis pas fini pour le patinage et que je peux encore faire de belles choses. Ecco, appunto, dopo Vancouver ha riflettuto molto sulla sua presenza nel mondo del pattinaggio e ha trovato conferma appunto qui a Torino che è ancora il suo mondo e che ha ancora tanta, tanta voglia di continuare in questo sport che è la sua vita. E con Brian Joubert è tutto, a voi. Il punteggio per Bresina è di 154-31, che è il personale, lo batte di ben 8 punti, 154-31, e Bresina va in questo momento in terza posizione perché scavalca Jeremy Abbott, fischia il pubblico probabilmente perché si aspettava una valutazione maggiore, Franca. Probabilmente sì, certo questo è il punteggio totale, quindi abbiamo detto aveva parecchia distanza nel libero, poi Joubert comunque ha presentato due quadrupli, insomma forse il pubblico si aspettava medaglia, non credo che così sarà.